attività terapeutiche e riabilitative come strumento principale per promuovere il cambiamento del paziente, riuscendo a fargli conquistare più consapevolezza del proprio disagio e un miglioramento effettivo dei propri comportamenti. È quanto accade nella struttura residenziale terapeutica riabilitativa intensiva. Struttura che può accogliere 20 pazienti con disturbi in fase di acuzie e post-acuzie, che richiedono interventi intensivi relazionali, farmacologici e psicoterapeutici. L'equipe sanitaria parte dai bisogni terapeutici e riabilitativi del paziente per ricavarne un progetto individuale di recupero dentro uno spazio e una dimensione condivisi, puntando a sviluppare un'adeguata motivazione nel paziente quale condizione per favorire la sua adesione al progetto. A questi fini sono orientate le attività del laboratorio espressivo, che consente di dare spazio alla dimensione affettiva del degente attraverso una libera creazione e la riduzione delle barriere sia fisiche che ambientali, che altrimenti limiterebbero la partecipazione alle varie attività creative, dal disegno alla pittura, la scrittura o i giochi di ruolo. Puntare sulle attività creative consente al paziente di rafforzare la sua motivazione e di collaborare in gruppo, recuperando il rispetto per l'altro.